Voglio, voglio. E allora che hai fatto? Hai dedicato sta canzone oggi? Aspetta, sto cercando di aumentare il volume. Eh sì, è perché io poi. Aspetta. Mi avevi detto che comunque. Ah no, ho visto qual è il Kinetic. È praticamente quell'attrezzo che per la gamba è buono, è buono, è buono. Quello serve per acquisire più velocemente la funzione delle gambe. È buono, è buono. Beh, poi è venuta la Virgin, gli hai dedicato la canzone di Gigi, eh? Allora, ti leggo un po' i messaggi del babbo. Allora, questo è il messaggio di stamattina che non ti avevo letto. Buongiorno Franco e viva il lupo. Ora devo iniziare. Ho paura, tanta paura, ma so che ci siete voi. Gioioso per il messaggio. Ci sentiamo dopo. Poi nel pomeriggio ha scritto, perché poi ha richiamato, no? Perché voleva un po' dire quant'altro. Dice: ciao Franco, molto peggio di quanto pensassi. Vabbè, dice: ho rigettato anche l'anima, povero figliolo, quello che ha passato. Sono stremato, ho nausea, ma devo farcela, non posso mollare adesso, Franco. Devo riposare. Aggiorno il figliuolo. Grazie di tutto, Franco. Comunque ho afferrato, le promesse vanno mantenute. E vabbè, questo io non so che cosa ha capito di quello che gli ho detto, perché alla fine quello che gli volevo dire è che queste promesse ovviamente non è che uno ti dice di mantenere una promessa da adesso. Il problema, ho detto io, che nella vita tua hai sempre fatto promesse, promesse, promesse e non le hai mai mantenute, ma non nei miei confronti, ho detto, perché io non sono nessuno. Le promesse che tu avevi fatto erano promesse fatte al tuo figliuolo, quindi quelle promesse che tu avevi fatto le dovevi mantenere. A costo della propria vita, a costa di quello, ma tu le dovevi fare. Ho detto, è normale che dopo col tempo ci si diventa grandi e poi magari uno dice, vabbè, quello mi ha fatto una promessa, sì, vabbè, cioè, hai capito, diventa quasi una presa per i fondelli. Quindi dice che adesso ha capito che le promesse le deve mantenere. Quindi speriamo, speriamo, dai. Speriamo cuore che inizi a pregare, che inizi a fare le cose che ha detto. Si sta comportando benissimo, devo dire. Però, come dici te, c'è sempre, no? Il boh, sarà vero. Questo perché? Appunto perché negli anni ha sempre fatto promesse, promesse e promesse e non le ha mai mantenute. Quella è la paura che abbiamo, insomma. Ma è una paura fondata che io condivido con te, assolutamente. Però, alla fine, voglio dire, quello che penso, se no, non va bene per lui, noi la nostra vita ce l'abbiamo, non figurati cuore, era per, no, capire effettivamente fino alla fine se è veramente che è cambiato totalmente, insomma. Certo, io dico sempre, un po' di suo resta sempre, ci mancherebbe, non è che può, però magari nei nostri confronti adotta un atteggiamento totalmente diverso dal passato. Va bene, qua, vediamo, ti volevo leggere qualche stato, dai. Vediamo se ci sono degli stati carini. Questo è il pazzo. Io non sono sempre una bella persona. Io sbaglio,
deludo, urto, urlo, mastico, rabbia e ingoio delusione, ma so vivere in un solo modo, con tutto il mio cuore. Ormai vivo talmente tanto di preoccupazioni che quando non ce le ho mi preoccupo. Colui che non fa echeggiare la verità quando conosce la verità si rende complice dei bugiardi e dei falsari. Vediamo se c'è qualche altro. Tra pochi giorni sarà la festa del papà. Un pensiero a tutti quei papà che non possiamo più stringere tra le nostre braccia, ma che terremo per sempre nel nostro cuore. Vabbè. Vediamo la ciccia. A ogni male ci sono due rimedi, il tempo e il silenzio. Poi dice, che fine ha fatto la semplicità? Sembriamo tutti messi su un palcoscenico e ci sentiamo tutti in dovere di dare spettacolo. Signore, se il mio fratello commette colpa contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose, non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Come dire, perdonalo sempre. Quindi se tu farai gli sbagli, io devo contare fino a 70 volte 7. Vabbè, vabbè cuore. Senti, niente, mo chiudo. Vado sopra, vado a mangiucchiare qualcosa. Sì, no, per quanto riguarda cuore, io poi ragionandoci con l'anto, fino a quando non aprono ste cazzo di cliniche, insomma, perché sta tutto chiuso, perché dice lì, giustamente mi fa riflettere, vabbè, perché no, io ho detto, vabbè, vogliamo fare una capatina stasera, lì giustamente dice, e dobbiamo andare, non possiamo entrare né nel cancello, non riusciamo a trovare il parcheggio, perché quando si viene al Maugiro, praticamente, bisogna fermare l'auto nella benzina. Poi dalla benzina l'anto non vuole scendere perché comunque dice che scende a fare, perché comunque alla fine non possiamo entrare, non possiamo fare niente, stiamo fuori come degli imbecilli. E ecco perché stiamo venendo di meno, cuore, solo per questo motivo, non ti allarmare di niente, solo perché effettivamente, cioè, sta chiuso, cioè non puoi entrare, non ti fanno entrare, stai come un coglione là fuori, con tutte le macchine che passano, l'anto che si aspetta in macchina, quindi un po' di pazienza, cuore mio, speriamo che iniziano ad aprire un po' queste strutture, e speriamo solo che tu esca da lì quanto prima, perché dopo questi passetti che hai fatto oggi mi hai fatto gioire tanto, insomma, io spero che iniziamo a passeggiare, iniziamo a camminare e ci riprendiamo la nostra vita, va bene cuore? Beh, ci sentiamo dopo, un bacio, un cuore e un abbraccio. Mentre di mattina, quando capita che vado a conversare, robe varie, è più facile perché almeno il cancelletto è aperto, che poi non ti fanno entrare, però almeno entri nel recinto, nella struttura. Però questo solo la mattina, perché poi chiudono il cancello, hanno rotto le palle queste. Babbo cuore, fammi sapere le novità della Virgine, si è indicato la canzone.
fammi sapere, sono curioso, la gatta morta. Non ti offendere mo se la chiamo così, va bene? Perché tu lo sai che per te voglio il massimo, il massimo. Tutto il meglio che c'è in questa vita, lo voglio tutto per te, va bene? Beh, ciao, amore mio, a dopo.